Ciao, mi chiamo Luca Maniero, sono il terzo portiere di Palermo. Alberto Pomini, 36, portiere. No, onestamente no, nel senso che comunque crescendo anche in un paesino di periferia, bene o male ci siamo sempre conosciuti tutti. Poi quando ero ragazzino io ancora la forza di internet o i mezzi di comunicazione erano ancora diversi e quindi erano molto meno, quindi bene o male si viveva ancora come i vecchi tempi. Può far più male magari un cyberbullo, perché appunto non ha, è una persona dietro uno schermo e non ha il coraggio magari personalmente di far valere la propria forza agendo tra virgolette da bullo davanti ai tuoi occhi, ma si nasconde dietro uno schermo e magari questa cosa lo fa sentire più forte nei confronti della vittima. Io ho 3 bambine, una di 8, una di 6 e una di 2, e già con quella di 8 vedo che l'approccio, soprattutto con i social, sta diventando una cosa abbastanza assillante, quindi bisogna stare attenti, bisogna cercare di darle quei valori che magari ci hanno trasmesso i nostri genitori tanti anni fa. Certo, vabbè, sono andato via da casa giovane, quindi sono sempre stato abituato ad affrontare tra virgolette, la vita, ogni esperienza da solo, e soprattutto con il calcio mi ha fatto crescere e sotto tutti i punti di vista, sia caratteriale che soprattutto tecnico nel nostro ambito. Assolutamente, lo sport è stato fondamentale per tanti aspetti. Il primo è dover condividere comunque i propri momenti e dover comunque vivere una comunità dove ci sono tante teste diverse, dove bisogna accettare i pregi e i difetti di tante persone. Se penso a quando ero ragazzo, il fatto anche di essere impegnato nello sport mi ha magari fatto rimanere fuori da quello che poteva essere l'ambiente delle discoteche piuttosto che di bar, dove magari insomma è più facile incontrare gente più grande e magari incontrare certa gente che ti può mettere i piedi in testa, ecco. Il nostro lavoro, comunque soprattutto il nostro ruolo, il portiere, è un ruolo tra virgolette facilmente attaccabile, sia critiche, quindi riceviamo sia critiche positive che critiche negative. E personalmente mi è capitato delle volte magari di leggere dei commenti negativi, però ho sempre avuto la forza magari di leggere e non dargli tanta importanza. Guarda, partiamo da un presupposto: che io non ho nessun profilo personale, non frequento i social perché non mi interessa. Oltre che tante volte l'invidia magari permette a tanta gente di dire cose che non sono reali e l'accetto per quello che è, insomma. Sì, io utilizzo i social, però sono sempre stato, diciamo, attento alle persone a cui dare, in questo caso, l'amicizia o il seguito che si parla. E non sono mai stato un ragazzo che ha fatto la propria vita, vedere la propria vita attraverso il social, quindi non mi sono mai esposto. Magari ho conosciuto anche compagni più sensibili, e compagni che magari seguivano molto di più quello che poteva essere detto nei loro confronti. Però fortunatamente, sarà anche per la mia scarsa frequenza dei social, non mi è mai capitato e spero soprattutto che anche mie figlie in futuro non possano non essere vittime, insomma, di persone che si nascondono dietro una tastiera e che dietro una tastiera risulta tutto molto più facile, ecco. Consiglierei sempre di rimanere all'interno di quest'ambito senza superare e non far vedere la vita privata di ognuno di noi. Penso che ognuno di noi si debba accettare per quelli che si è. Tutti abbiamo dei pregi, tutti abbiamo dei difetti. Spesso veniamo dipinti per quelli che non siamo.
spesso vengono messi in risalto cose che magari sono solo una piccola parte della nostra vita. E quindi credo che ognuno di noi debba accettare soprattutto anche i difetti e cercare di viversi con un po' di autoironia e non farsi avvilire dai discorsi degli altri. Direi di vergognarsi, di, diciamo, io se fossi lui mi sentirei una persona tra virgolette inutile, perché come ho detto prima, nascondersi dietro uno schermo e non aver neanche il coraggio di affrontare un altro ragazzo, in questo caso si deve solo che vergognare. E, anzi, vorrei consigliare a chi è vittima di bullismo di non aver paura, di denunciare, di parlare, perché tenersi dentro di sé le cose non serve a niente, anzi, di non sentirsi debole perché sei vittima di bullismo, ma anzi di avere la forza di, come ho detto, di parlare con i propri genitori e di affrontare questi problemi. Affrontate la vita anche voi, accettatevi per quello che siete, perché comunque tutti hanno dei difetti, che siate bulli o che siate vittime, tutti hanno gli stessi difetti, tutti siamo persone umane, compresi i difetti. E cercate di accettarvi prima voi stessi e così potrete accettare anche gli altri. Beh, far gioco di squadra, perché comunque ogni persona ha attorno delle persone di, tra virgolette, fiducia e ha, come ho detto prima, gli amici, ma soprattutto i genitori, soprattutto queste persone più grandi di noi, con più esperienza, riescono anche ad aiutarci, a trasmetterci davvero la forza per affrontare e per combattere il bullismo e il cyberbullismo. Io credo che il gioco di squadra sia più importante, perché tante teste sono meglio di una, nel senso che dove non arriva una può arrivare un'altra. Quindi credo che combattere il cyberbullismo parta prima dalle famiglie, dagli educatori, dalla società, anche se tutti nel guarire questa ferita, perché tanti ragazzi sono rimasti colpiti, a tanti gli è stato tolto il futuro, quindi è un aspetto molto importante. Io gioco con il bullo.